Buonasera, parlo da, sono Luigi Abbate, in questa sede libero cittadino e giornalista, una persona che non ha mai avuto paura di esprimere liberamente il proprio pensiero anche mettendosi controcorrente. Devo assolutamente esprimere il mio applauso e la mia gratitudine per questa folla di gente sana, questa folla di gente intelligente che vuole mantenere il sacrosanto diritto alla libertà. Questa sera mi sarei aspettato di avere la presenza delle istituzioni, quelle istituzioni che sanno solamente prendere migliaia e migliaia di euro al mese. Mi domando, dove sei sindaco? Dove sei presidente della provincia? Dove sei governatore Emiliano? Dove siete consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione? Dove siete assessori regionali? Dove siete parlamentari della Repubblica a 15.000 euro al mese mentre la gente puzza di fame? Quell'ipocrita di Conte che non va definito l'avvocato del popolo, ma va definito l'avvocato del diavolo, ha osato dare la prima volta 600 euro di mancia, di miseria, di umiliazione per un popolo, per imprenditori che si fanno il culo dalla mattina alla sera, e quei 600 euro neanche arrivavano! E non sono arrivati a molte le casse integrazioni. Ora cosa si fa? Abbiamo sentito le parole di Conte del DPCM. Sembrava quasi che ogni imprenditore alla fine delle parole di Conte cliccasse, vedesse il suo conto in banca e si vedesse accreditati migliaia di euro. Nulla di tutto questo. Gli imprenditori stanno stringendo la cinghia e intorno agli imprenditori ci sono i dipendenti, ci sono le famiglie, ci sono i bambini che non avranno un cazzo a Natale. Qualcuno dice che sono volgare, sarò anche volgare, ma quello che ho nel cuore ce l'ho sulla bocca e mi sento vicino a voi, mi sento uno di voi, insieme per questa Taranto migliore. Si chiude tutto, si chiudono i bar alle 18, le pasticcerie, le gelaterie, i ristoranti, si chiudono le palestre, si chiudono i centri benessere, ma non si tocca l'Ilva, non si tocca ArcelorMittal, stramaledetti! Esiste il Covid, ma non vedete i tumori di Taranto, i bambini che muoiono di cancro, la diossina, il benzopirene, il PM10! Una città che viene presa a schiaffi. Qualcuno ora mi criticherà anche e dirà: tu sei un giornalista. Io sì, sono un giornalista, ma sono un uomo libero. Non sono uno di quei leccapiedi che faceva signor sì con telecamera e microfono davanti a Conte. Gliene ho dette quattro. Gli ho detto: sei un ipocrita, stai condannando a morte Taranto e stai offendendo una città di disperati. Scusate lo sfogo, ma mio padre e mia madre, buonanima, mi hanno insegnato ad essere libero. E mi dispiace che in questa piazza non ci siano anche altre organizzazioni di categoria, avrei voluto un'unità, ma quando qualcuno può dire, sentivo un rappresentante di un'organizzazione di categoria che gli definiva questa splendida manifestazione una cosa così di poco conto, quasi fosse una cosa squallida. Io dico che qui c'è la parte migliore di Taranto, io dico qui che ci sono le mamme, i papà, i bambini che si rimboccano le maniche, che lavorano onestamente, che si sentono schiacciati dalle istituzioni, stuprati dalle istituzioni, perché sanno chiedervi il voto, sanno ricordarvi le scadenze dei tributi locali e non, e poi si dimenticano.
Io volgo il mio intervento alla conclusione e dico che questa di questa sera è una vittoria, perché vedere tante persone libere, libere non solo perché a molti non portano la mascherina, ma perché hanno il cervello libero, hanno fatto capire a tutti che c'è Taranto, che ci siamo noi, che c'è il diritto alla vita, al lavoro. Viva Taranto!